Invitando tutti voi, le autorità civili e militari presenti, che ringrazio, le associazioni di categoria, la scuola che dà seguito alla, alla bella manifestazione che ieri hanno preparato i ragazzi e le ragazze delle scuole medie. E adesso diamo la parola alla nostra sindaca per il saluto. Dopo. Buongiorno a tutti. Carissime e carissimi, siamo qui riuniti per la celebrazione del 25 aprile, di cui oggi ricorre il 79° anniversario della liberazione. Ringrazio l'ANPI per aver organizzato l'evento e tutte le autorità civili e militari presenti. Ringrazio la relatrice, che dopo avremo l'onore di ascoltare, Margherita Giromini, gli alunni e i professori della Scuola Sauro, il corpo filarmonico che sempre ci accompagna e tutte le associazioni presenti. Il 25 aprile del 1945 è una data fondante per la nostra Repubblica, è il simbolo della rinascita, delle infinite possibilità della democrazia, della fine di uno dei periodi più bui della storia mondiale. La libertà e la giustizia sono i valori su cui si battevano i partigiani durante la Resistenza e di cui dobbiamo ricordare il loro sacrificio per la liberazione nel nazifascismo. Una ricorrenza che non perde di significato con la guerra alle porte dell'Europa o le democrature che fanno sentire la loro voce fin dentro i palazzi dell'Unione Europea. Mai come oggi è necessario fare memoria e raccogliere le testimonianze dei partigiani e delle partigiane che hanno costruito la nostra Repubblica e scritto la nostra Costituzione. Ne abbiamo avuti moltissimi anche qui in provincia di Varese e a Malnate. In particolare oggi mi sento di ricordare le frasi di Angelo Chiesa, partigiano e presidente dell'ANPI provinciale per tutta l'ultima parte della sua vita fino al 2016. Egli disse: «Il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia, nei cruciali giorni prima del 25 aprile, fece diffondere una comunicazione in cui chiedeva a tutti i cittadini di scendere in piazza e scioperare sotto la bandiera del tricolore, non sotto quella di partito. Varese quindi venne invasa da una vera e propria festa di popolo». Le parole di Angelo Chiesa e la sua testimonianza sulla festa dell'unità nazionale che ha caratterizzato il 25 aprile del 45 sono particolarmente significative, soprattutto in un momento in cui il concetto stesso di verità storica è messo in discussione. Una dichiarazione che trova riscontro nei documenti ufficiali dell'epoca, perché la Resistenza fu proprio questo, l'unione di donne e uomini decisi ad ottenere la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista. Donne e uomini che appartenevano a tutte le sfumature di pensiero possibili, che andavano oltre il nero della camicia fascista. Negli ultimi anni c'è la tendenza a volte, anche da parte di persone che rappresentano le istituzioni, a definire divisivo il 25 aprile. Eppure i testimoni dell'epoca, i partigiani e le fonti storiche confermano che fu tutto il contrario. Una festa di unità nazionale dove tutte le italiane, tutti gli italiani che avevano combattuto o semplicemente agito e desiderato la libertà se la poterono finalmente riprendere. Tenere presenti le fonti delle informazioni e pretendere che siano verificate è un esercizio sempre più complesso, ma fondamentale per la democrazia. Perché essere informati male porta a pensare male e a commentare e a commettere gravissimi errori. Se nei primi decenni del Novecento un sistema di questo tipo portò ad esempio all'emanazione delle leggi razziali con tutto l'orrore che ne conseguì, oggi diventa la costruzione dell'odio verso il diverso.
che sia per la provenienza geografica o per l'estrazione culturale o sociale, persino per le scelte di vita privata. Quindi, quando ci si informa, occorre diffidare di chi propone tesi preconfezionate, di chi dice che qualcosa è scandaloso prima ancora di raccontarlo, perché la cosiddetta narrazione, allora come oggi, può diventare strumento di odio, di discriminazione, di diffamazione. E allora occorre pretendere le fonti, che siano autorevoli, dei documenti, articoli oggettivi e scientifici. Se viene mostrata un'immagine, un video, un commento, che si racconti da dove proviene e come sono stati estrapolati i contenuti, le affermazioni, non basta un account sociale anonimo o senza riferimenti, non bastano racconti senza contraddittorio sui social che trasformano o manipolano la narrazione della realtà dei fatti. La resistenza non è finita 79 anni fa, la resistenza siamo noi. Anche oggi, se usiamo la capacità critica di analizzare i fatti, gli avvenimenti, i documenti, perché uno dei beni più grandi dei partigiani che ci hanno lasciato è la possibilità di essere cittadini, non sudditi. E questa è anche una grande responsabilità. Essere cittadini vuol dire essere sentinelle della democrazia, agire con il proprio voto, ma soprattutto con le azioni e le parole di ogni giorno. Per mantenere viva la speranza che fece risollevare l'Italia dopo il 25 aprile del 45. Quella di poter costruire un paese davvero fondato sulla giustizia e sulla libertà, un'utopia di cui è possibile costruire ogni giorno un pezzetto, ognuno col proprio contributo, se si mantiene la mente libera e la voglia di uscire ad incontrare gli altri per costruire insieme. I testimoni della resistenza sono la generazione che sta scomparendo, ma noi li abbiamo conosciuti, li abbiamo ascoltati e possiamo raccontare. Per questo abbiamo l'onore, la responsabilità, quella di raccontare ciò che è stato ai ragazzi, ai nostri figli, e essere sentinelle del ricordo, ma per essere la voce della memoria, quella necessaria a fare il punto della situazione per capire da dove ha origine la democrazia e agire di conseguenza per mantenerla in salute. Viva l'Italia, viva la Repubblica, viva la liberazione e il tricolore. Buon 25 aprile e grazie a tutti voi di essere qui e di partecipare con la vostra testimonianza. Grazie. Grazie signor Sindaco. Diamo ora la parola all'oratore ufficiale che è la professoressa Margherita Gironini. No, ecco. Buongiorno a tutti. Avevo scritto un saluto caloroso alla comunità malnatese e allora adesso lo dico molto caloroso perché ci siamo molto raffreddati. Grazie di essere stati pazienti ad aspettarci e vorrei prima salutare i ragazzi della scuola media di Malnate e dare a loro un benvenuto particolare perché sia per il lavoro che hanno fatto, che è stato molto molto interessante come ieri ho potuto constatare nell'aula magna della loro scuola, sia perché la loro presenza ha un significato particolare. Loro sono il nostro futuro ed è a loro che noi dobbiamo parlare. E ho cercato pertanto qualche indicazione, qualche spunto per loro. Ragazzi, siete incamminati sulla strada della conoscenza storica, della riflessione sugli eventi, dell'esercizio della capacità critica, come ho potuto verificare nei vostri lavori prodotti grazie al supporto e all'impegno dei vostri docenti. La cosa più bella nel momento di restituzione del loro lavoro è stato quando i rappresentanti delle varie classi hanno detto: ci è piaciuto molto lavorare in gruppo, e per me questo è stato il segnale del fatto che lavorare in gruppo, cosa che la scuola italiana non fa ancora quanto dovrebbe fare, significa imparare a stare con gli altri, significa solidarizzare, condividere le idee, contestare l'altro, ma sempre con modalità accettabili e democratiche.
La vostra presenza a questo incontro è importante perché partecipare attivamente a una festa nazionale è un'esperienza che vi resterà nella memoria. È un'esperienza di vita, ma soprattutto è una lezione extrascolastica di educazione civica, perché l'educazione civica non si fa solo sui libri o sui documenti, si fa anche vivendo dei momenti importanti come questo, questo momento che celebra una delle pagine migliori della storia, insieme agli altri, insieme alla propria comunità e collettività. Questo 25 aprile non ci stanchiamo di celebrare il movimento di liberazione che ha reso possibile il ritorno al voto, compreso quello delle donne, la nascita della Repubblica e della Costituzione. Voi siete il futuro e negli anni della vostra formazione noi cercheremo di trasmettervi il patrimonio di ideali democratici. Non dimenticate che furono giovani e giovanissimi uomini e donne a fare la Resistenza, e quello fu un vero miracolo, perché si trattava di una generazione cresciuta in un regime autoritario dove le persone non avevano la possibilità di esprimere il proprio pensiero, e proprio dalla scuola si cominciava con un indottrinamento che non aveva nessun limite, qualcosa di assoluto e di assurdo. E infatti volevo chiedere a Germano, nel corso degli anni lavorando nella scuola, che è rimasta il mio momento più importante, ho approfondito delle ricerche sulla scuola nel periodo del fascismo, e qui ho dei quaderni che non vi voglio leggere ovviamente, ma che vi voglio mostrare, che voglio mostrare ai ragazzi, dei quaderni di una bambina, di Carla, che frequentava la quarta elementare negli anni del ventennio. Intanto aveva un libro di testo uguale per tutti, tutte le classi d'Italia avevano lo stesso libro di testo. Adesso invece sapete che gli insegnanti possono scegliere quello che è più vicino alla loro classe, alla loro situazione. E tra i quaderni di questa bambina, purtroppo non c'è più ovviamente, e ce n'è uno intitolato Quaderno di cultura fascista, e lì molto spesso la maestra dettava dei veri e propri bollettini di guerra, delle cose che, come questa, allora al termine di ogni dettato c'era pensiero da scrivere in bella scrittura, e la bambina scrive: il popolo italiano ha creato col suo sangue l'impero, lo feconderà col suo lavoro e lo difenderà contro chiunque con le sue armi. Firmato Muscolini. E di questi pensieri ce ne sono tanti, perché ogni dettato per gli insegnanti terminava con una frase di Mussolini sul lavoro, sull'obbedienza. Da ultimo, per questo discorso sulla scuola, vi leggo questa ninna nanna: dormi figlio, non è nulla, c'è la mamma che ti culla. C'è la mamma che ti canta, c'è nel cuore un fior, e nel cuore un fior ti pianta. Però attenzione, se dal bosco esce la fiera, dille, son camicia nera, dormi e cresci figlio mio, va con l'angelo di Dio, cresci e tornami un ometto, che è già pronto il tuo moschetto, ninna nanna, ninna nanna, tesoruccio della mamma. Ecco, per questo e per tante altre delizie che si trovano in questi libri, diventa ancora più miracoloso pensare che giovani di 20 anni, di 18, hanno accettato questa sfida contro il regime fascista per amore della libertà, di una libertà che non avevano mai conosciuto, ma che qualcuno, i loro compagni o di lavoro o di scuola o genitori o persone antifasciste, hanno trasmesso loro. E quindi stavo dicendo che questa generazione
scelse di stare dalla parte giusta della, della storia. Nonostante l'indottrinamento ricevuto, prevalse il loro desiderio di libertà e la ribellione alla violenza del fascismo. Il 25 aprile del 45 fu un giorno memorabile. Molte città del nord furono liberate e altre si sarebbero affrancate nell'arco di pochi giorni, cacciando i tedeschi e le milizie fasciste. Ecco perché vi dico una cosa ormai risaputa, per dirvi che mi è rimasta molto impressa una fotografia bellissima, che è stata anche ingrandita, che mostra la folla festante a Varese il 25 aprile, proprio di quel giorno. Si vede una fiumana di persone festanti che percorrono la via Sacco, dove hanno sede il municipio e i giardini pubblici. La folla si assiepa sotto il municipio, con bandiere e fiori. Va proprio dove? Nel cuore della vita amministrativa e politica che era stata mortificata in tutti quegli anni in cui non c'erano libere elezioni, in cui non c'era la possibilità di parlare di politica. Da quel luogo era stato cacciato uomo di sicura fede fascista, nominato dal regime che aveva soppresso tra l'altro l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali. Ecco, che cosa successe? Che il Comitato di Liberazione della città, in attesa che fossero ripristinate libere elezioni, individuò un sindaco provvisorio in Enrico Bonfanti, un operaio, un antifascista della prima ora che aveva preso parte attiva alle brigate partigiane. Era un uomo semplice, giusto e generoso, come molti altri che contribuirono alla rinascita del nostro paese, come i malnatesi che abbiamo onorato poco fa al cimitero, Achille Motta, Emilio Maccazzola, Giuseppe Brusa, Bartolomeo Bai, Ermanno Besani. Un applauso a loro. Che ricordiamo e ringraziamo in questo giorno che è dedicato anche a loro. Gli antifascisti della Resistenza erano uomini e donne che si unirono nonostante le diverse provenienze sociali, politiche, ideali, che si opposero al fascismo, chi bracciando le armi sulle montagne e nelle campagne, chi opponendosi nella vita quotidiana, nelle terre d'esilio, nei posti di lavoro, alle angherie, ai soprusi, alle intimidazioni. Uomini e donne che strinsero un patto per salvare l'Italia, come ci ha ricordato Piero Calamandrei, un patto giurato tra uomini liberi che volontari si adunarono, per dignità, non per odio, decisi a riscattare la vergogna e il terrore del mondo. Le sue parole sono scolpite nella pietra posta all'ingresso del comune di Cuneo. Sì. Ci emozionano ogni volta che ci vengono ricordate, ci inducono a ritrovarci qui nelle piazze delle città dei paesi, cittadini liberi, democratici, solidali, amanti della giustizia, per ricordare il nostro legame con gli antifascisti di ieri. Anche i ragazzi hanno preso, ma noi siamo e ci sentiamo antifascisti per dovere costituzionale e per scelta personale. Purtroppo di anno in anno registriamo che trovano più spazio coloro che non vorrebbero più sentire la parola antifascismo, perché non serve, perché sono passati 80 anni, perché è un elemento definitivo e perché dopo tutto i fascisti non ci sono più. Dall'avvento dell'attuale governo il coro si è ampliato con gli interventi dei rappresentanti della destra storica. Che il fascismo non esista più è contraddetto dai fatti. Del fascismo storico restano non solo simboli come il saluto romano e altre effigi, ma azioni e leggi che si muovono verso un restringimento delle libertà, verso il rifiuto del dissenso, come abbiamo visto quando i vertici della RAI hanno censurato lo scrittore Antonio Scurati, che merita il nostro supporto e il nostro applauso. Le sue parole sono diventate virali e le abbiamo potute leggere tutti. Sarebbe stato bello leggerle qui, ma purtroppo le cose sono andate un po' per le lunghe. Alcuni componenti del governo dicono che non è necessario dirsi antifascista, gli piacerebbe molto di più la parola afascista, che crea una riduzione sia del significato di fascista sia di quello antifascista.
e fa rifugiare in un comodo astensionismo linguistico, né fascista né antifascista, ambiguo e scivoloso. Che i nostalgici del fascismo e dei suoi metodi non si sentano di rinnegarlo come ideologia, pur pretendendo dichiararsi democratici, lo capiamo. Diciamo che almeno sono persone coerenti con la propria storia, anche se resta da chiedersi e chiedere loro come si possa giurare sulla Costituzione rinnegando le fondamenta. Ecco perché oggi dobbiamo rispondere con voce forte e chiara, rivendicando il valore delle nostre radici e del nostro sentire. Siamo antifascisti perché crediamo che senza la liberazione dal nazifascismo la nostra nazione sarebbe finita in rovina. Siamo antifascisti perché sappiamo che i diritti di cui godiamo non sono garantiti per sempre e che dobbiamo difenderli. Per esempio la salute che sta scivolando, la cura della salute che sta scivolando verso il privato disperatamente. Che la democrazia può essere indebolita, picconata dopo picconata, perché alcune modifiche non sono innocenti e possono mettere in pericolo le leggi guadagnate con anni di battaglie politiche. Siamo antifascisti perché conosciamo la storia del fascismo e dobbiamo imparare a riconoscere le subdole trasformazioni in elementi di apparente modernità. Chi si sente e si dichiara antifascista, per favore non lasci correre le mistificazioni. Il fascismo ha fatto anche cose buone. Il fascismo è stato meno invasivo del nazismo, meno crudele, meno violento. Le stragi più efferate infine le hanno condotto. Potremmo continuare così. Ma noi non dimentichiamo che i 18 mesi dell'occupazione nazifascista videro cadere molti partigiani, vittime di delazioni, di rappresaglie, nelle valli e sui monti del nostro territorio. Tanto forte criminale fu il connubio tra nazismo e fascismo che oggi ricorriamo di frequente alla parola nazifascismo, senza neppure il trattino in mezzo. Il trattino vorrebbe dire i nazisti e i fascisti, mentre mettendoli sul stesso piano sono nazisti e non c'è un termine alternativo. Non accettiamo neppure la menzogna che la cattura degli ebrei e il loro invio ai campi di concentramento fu opera dei nazisti. La caccia all'ebreo era un'opera sistematica congegnata da entrambi. Nazifascisti oggi è una terra con un unico significato. Ecco perché non possiamo non dirci antifascisti. Concludo con le parole di uno storico. A noi antifascisti è rimasto un compito 100 volte più agevole di quello che toccò agli antifascisti di ieri. Realizzare il sogno di una società più giusta e più umana, di una solidarietà di tutti gli uomini, alleati per debellare il male. E conclude, assai poco chiedono i nostri morti, non dobbiamo tradirli. E concludo con le stesse parole della sindaca, viva la Repubblica Italiana, viva la Costituzione antifascista, viva il 25 aprile del 2024. Grazie. La relatrice ufficiale, ora proseguiamo con i lavori. Una nota agli attuali amministratori e ai futuri amministratori. Ecco. Oggi è possibile sentire un po' la voce perché è frutto di un regalo che ci ha fatto un nostro concittadino, un regalo, una donazione giornaliera di questo impianto microfonico. Pensiate che in futuro possa servire anche per la cittadinanza questo impianto. Così come vedo soltanto pochi manifesti che declamavano la giornata odierna, vorremmo che non ci fosse mai dimenticata questa giornata. Adesso proseguiamo dando la parola ai ragazzi e alle ragazze delle nostre scuole.
25 aprile è una data importantissima per il nostro paese perché si celebra l'anniversario della liberazione e rappresenta il nuovo inizio dell'Italia democratica, libera e repubblicana. Noi studenti, in rappresentanza di tutto l'istituto, vogliamo partecipare alla cerimonia con il nostro personale contributo. La libertà e la pace sono due valori fondamentali per l'uomo. Spesso, però, sono stati contrastati o addirittura cancellati. Ci sono sempre state, però, persone che hanno saputo opporsi all'ingiustizia, alle sopraffazioni, alla mancanza di rispetto per la dignità dell'uomo. Quest'anno ricorre il 100° anniversario del brutale omicidio di Giacomo Matteotti, avvenuto il 10 giugno 1924. Poco prima di morire, il 30 maggio 1924, Giacomo Matteotti fece un importante discorso alla Camera dei Deputati. In quell'occasione, il giovane deputato socialista denunciò il clima di intimidazione e violenza nel quale si erano svolte le elezioni dell'aprile di quello stesso anno. Di quel momento abbiamo riportato alcuni passaggi che ci hanno condotto per la... Voi dichiarate ogni giorno di voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo. Altrimenti voi sì, veramente, rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione. Non continuate più oltre a tenere la nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema, certamente, provoca la licenza e la rivolta. Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo. Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Ma il nostro popolo stava risollevandosi ed educandosi anche con l'opera nostra. Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicare la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla giunta delle elezioni. Moltissimi italiani, donne, uomini e bambini, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, hanno combattuto per contrastare il nazifascismo. Era gente comune, con poche armi, che già soffriva per la guerra, eppure è riuscita a resistere. La resistenza ha contribuito alla rinascita del nostro paese. Come consuetudine, il nostro primo pensiero va a tutti i giovani partigiani, e in particolare ai nostri partigiani malnatesi: Bartolomeo Bai, Ermanno Besani, Giuseppe Brusa, Emilio Macazzola, Achille Motta e Raimondo Lazzari. Alle 18, medaglia d'oro dell'esistenza, a cui abbiamo... Alle 19, medaglia d'oro della resistenza, a cui abbiamo dedicato approfondimenti in classe. Irma Bandiera, Ines Bezzi, Livia Bianchi, Cecilia De Ganotti, Gabriella Degli Esposti, Anna Maria Enrique Cagnoletti, Maria Tunta Lorenzo, Irma Ancilla Marighetto, Clorinda Menguzzato, Norma Parti, Rita Rosani, Modesta Rossi, Virginia Tonelli, Iris Versari, Gina Borellini, Carla Cappelli, Paola Del Din, Vera Vassalle. Desideriamo ricordare tutti con le parole di Calamandrei. Grazie al loro impegno, al loro sacrificio, viviamo in un paese libero e democratico. Se volete andare in pellegrinaggio, nel luogo dove è stata la nostra Costituzione, andate nelle montagne, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono imprigionati.
dovunque è morto un italiano, per riscattare la libertà e la dignità, lì, dove, col pensiero, perché lì sta la nostra Costituzione. Laura Tenti, il profumo della libertà, era il fiore del patibolo, il sorriso di chi aveva assistito, l'abbraccio di chi aveva pregato, il sogno di chi aveva lottato, il profumo di chi era tornato, era la voglia di un nuovo giorno, il candido desiderio di un domani, insieme per sempre liberi. Dino Buzzati, aprile 1945. Ecco, la guerra è finita, si è fatto silenzio sull'Europa e sui mari intorno ricominciano di notte a navigare i lumi. Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle. Come siamo felici! A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la gioia. Nessuno era più capace di andare avanti a parlare. Che da stasera la gente ricomincia a essere buona. Spari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio. Tutti sono diventati pazzi. Ridono, si abbracciano. Più duri i tipi dicono strane parole dimenticate. Felicità su tutto il mondo. E pace! Infatti, quante cose orribili passate per sempre. Non udremo più misteriosi schianti nella notte che girano il sangue e al rombo ansimante dei motori le case non saranno mai più così immobili e nere. Non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali. Non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando lui che ritorni. Non più le moire lanciate sul mondo a prendere uno qua, uno là senza preavviso e sentirle perennemente nell'aria, notte e dì, capricciose tiranne. Non più, non più, ecco tutto. Dio, come siamo felici. Perché l'umanità? Perché l'umanità possa costruire una pace vera e dura? Come pensi tu che i bambini e io? Perché l'umanità possa costruire una pace vera e duratura, occorre innanzitutto che i bambini e i giovani, cioè coloro che saranno gli adulti di domani, siano educati alla pace e crescano in una cultura di pace. Vi proponiamo alcune poesie che aiutino a riflettere sul significato di essere cittadini di pace, cooperando per lo sviluppo di ogni nazione. Gianni Rodari, dopo la pioggia. Dopo la pioggia viene il sereno, brilla in cielo l'arcobaleno. È come un ponte imbandierato e il sole vi passa festeggiato. È bello guardare a naso in su le sue bandiere rosse e blu. Però lo si vede, questo è il male, soltanto dopo il temporale. Non sarebbe più conveniente il temporale non farlo per niente? Un arcobaleno senza tempesta, questa sì che sarebbe festa. Sarebbe una festa per tutta la terra, fare la pace prima della guerra. Sorek, ho dipinto la pace. Avevo una scatola di colori, brillanti, decisi e vivi. Avevo una scatola di colori, alcuni caldi, altri molto freddi. Non avevo il rosso per il sangue dei feriti, non avevo il nero per il pianto degli orfani, non avevo il bianco per il volto dei morti, non avevo il giallo per le sabbie ardenti, ma avevo l'arancio per la gioia della vita, e il verde per i germogli e i nidi, e il celeste per i chiarici risplendenti, e il rosa per il sogno e il riposo. Mi sono seduta e ho dipinto la pace. Li Tien Min, la pace. Non importa chi tu sia, uomo, donna, vecchio o fanciullo, operaio o contadino, soldato, studente o commerciante, non importa quale sia il tuo credo politico o colore religioso, se ti chiedono qual è la cosa più importante per l'umanità, rispondi prima, dopo, sempre, la pace. Mahmoud Darwish, pensa agli altri. Mentre prepari la tua colazione, pensa agli altri. Non dimenticare il cibo delle colombe.
Mentre fai le tue guerre, pensa agli altri. Non dimenticare coloro che chiedono la pace. Mentre paghi la bolletta dell'acqua, pensa agli altri, coloro che mungono le nuvole. Mentre stai per tornare a casa, casa tua, pensa agli altri. Non dimenticare i popoli delle tende. Mentre dormi, contando i pianeti, pensa agli altri, coloro che non trovano un posto dove dormire. Mentre liberi te stesso con le metafore, pensa agli altri, coloro che hanno perso il diritto di esprimersi. Mentre pensi agli altri, quelli lontani, pensa a te stesso e di, magari fosse una candela in mezzo al buio. Bene ragazzi e ragazze, le scuole, grazie anche a tutti. Thank you.